Italia-Turchia finisce sul risultato di 0-0. Tante riflessioni da fare. Comunque, le andremo a fare in questo video. Prima di tutto, like, comment, iscrizione, condivisione e campanellina, cose importantissime, ma che voi ci mettete poco per farle, quindi fatele che vi costano poco. Con 5-6 click e 5-6 cose da fare, rimarrete aggiornati sul canale a 360 gradi. Quindi, aspettate, fatelo. Se volete, ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Tifosi italiani, turchi e non. La mia collaborazione di questo video, ditemi la vostra qui sotto. Ragazzi, è vero il tanto lavoro fatto a Coverciano, le ultime sedute che sono state un pochino pesantucce, oggi Spalletti ha sperimentato molti, però non mi piace, non mi convince questa Italia. Italia stasera da 5 più. Primo tempo, ragazzi, primo tempo peggiore di questo io non l'ho mai visto, un primo tempo orrendo, un primo tempo orribile, dove sia l'Italia che la Turchia fanno una marea di errori tecnici, squadre gonfie, squadre stanche già dall'inizio. La Turchia sta tutta dietro, noi proviamo ad attaccare, ma non si sfonda il muro turco, ma horror, horror, horror. Nonostante il primo tempo horror, i tanti errori tecnici e tutto, l'occasione più importante l'abbiamo noi, ovvero calcio d'angolo, Cristante colpisce di testa, stacca bene di testa, palo. Ci si mette di mezzo pure la sfortuna, non solo il gioco non eclatante, ma ci si mette di mezzo pure la sfortuna. Nel secondo tempo, invece, ragazzi, per i primi 30 minuti, per la prima mezz'ora ci siamo solo noi in campo. Fino al 70esimo ci siamo solo noi in campo, proviamo ad attaccare, proviamo a fare qualcosa. Però, ragazzi, ci arriviamo sempre in ritardo. Sui palloni ci arriviamo sempre in ritardo. Mi ricordo un'occasione dove Cristante si era fatto 40 metri di campo, ci arriva Retegui in ritardo e poi Chiesa non si coordina bene. Le occasioni nel secondo tempo le hai create, però non le sfrutti. Non le sfrutti e subentrano i tanti errori tecnici. Oggi, commentino piccolo sui Fagioli e quell'altro del Bologna, non mi ricordo come si chiama. Vabbè, comunque mi sfugge il nome adesso. Fagioli e... No, porca miseria, guardate un po', mi sfugge il nome. Fagioli è entrato con personalità, così come quell'altro del Bologna, che adesso non mi ricordo chi è, non mi ricordo... No, il difensore Calafiori, Calafiori, ecco, Calafiori sono entrati con personalità, l'hanno impostato con personalità, però nulla di che. 0-0, sì, comunque meglio di non perdere, meglio di perdere, però bisogna migliorare, bisogna migliorare. Oggi giustifichiamo il fatto perché si è fatto tanto lavoro a Coverciano, sedute pesanti, ci abbiamo provato, ma bisogna fare meglio. Mi raccomando, già dall'amichevole di domenica contro la Bosnia bisogna fare meglio. Ci conto, Luciano, eh? Ci conto. Giochiamo un pochino meglio, più tranquilli. Parliamo tra di noi perché oggi veramente eravamo ansiosi. Sembrava che eravamo ansiosi. Comunque la Turchia si è messa tutta dietro, il muro turco ha resistito e hanno provato a sfruttare qualche ripartenza ma senza risultati. Ecco qua. Noi ci becchiamo domani con lo shorts di calciomercato di Alessandro Juve e la live della JDV episodio 5, analisi giorno dopo e pagelle di Italia-Turchia. Domani analizzeremo la cosa un pochino più con calma. Mente fredda, domani analizziamo tutto con pagelle, analisi e giorno dopo. Dunque, questo è il mio video su Italia-Turchia 0-0. Se volete, ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Lasciate like, commenti, iscrizione, condivisione e campanellina, cose importantissime. Ma che voi ci mettete poco per farle, quindi fatele che vi costano poco. Con 5 semplici clic e 5 semplici cose da fare, rimarrete aggiornati sul canale 360 gradi. Quindi che aspettate, fatelo. Se volete, ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Italiani, turchi e non, la mia vlog e aspetto la vostra qua sotto. Bella. A domani. Analisi a mente fredda con analisi giorno dopo e pagella.